leggo di tutto. Ho magari la predilezione più verso diciamo, i fumetti umoristici e quelli supereroistici, però leggo anche quello autoriale, di tutto, insomma, i Bonelli, di tutto quanto. E Zagor? Anche Zagor, anche Zagor. Io leggo quasi tutti i fumetti che riesco a racimolare, leggo molti Bonelli, tra cui Zagor, Dylan Dog, Tex. A gennaio ci siamo ritrovati a Scanno, che è un paese non troppo lontano dal luogo dove ci troviamo adesso, perché a Scanno abitano i fratelli di Vitto, Stefano e Domenico, che hanno esordito proprio nel gennaio del 2011 con la loro prima storia di Zagor, che è stata anche la prima storia in qualche modo del cinquantennale, no? Perché si inaugurava l'anno e anche in quel caso una grande festa in Abruzzo. Dagli ultimi albi faccio parte dello staff e sono contentissimo, senza nulla togliere a Martin Mister che mi ha lanciato nel mondo dei fumetti. Però ovviamente, come ogni sogno che si realizza, Zagor per me è stato la ciliegina finale, insomma. E insomma, vedendo anche l'accoglienza ogni volta mi entusiasma ancora di più, anche se sono passati tanti anni e adesso lo disegno, non sono più un lettore, però è rimasto sempre, si proietta sempre questo entusiasmo e ti porta a migliorare, a spronarti a fare sempre meglio, insomma. Babe, stand by me. Let there be no more. È uno dei personaggi di Bonelli, tranne Bello e Bronco, che mi diverte molto. Anche se mi piace anche moltissimo fare Martin Mister, bel personaggio. Però Zagor, diciamo, più correnti di fantasia, il che questo non mi dispiace per niente, insomma. Lo leggevi da piccolo, Zagor? Sì, è il fumetto, giusto appunto, che mi ha avvicinato proprio al mondo dei fumetti, perché era a casa di mio zio, uno Zagor un po' sbrindellato, senza copertina. E indagando poi ho scoperto che si trattava del personaggio di Zagor, perché mi accattivò così tanto, in maniera ipnotica, il disegnatore. Per me Ferri è una cosa inarrivabile, è stato il disegnatore che mi ha segnato di più. Mi ha insegnato un sacco di trucchi, ho letto le sue storie con l'entusiasmo che ha trasmesso, sono diventato un disegnatore. La cucina di queste parti è splendida. Abbiamo cenato splendidamente ieri sera a Scanno e oggi a Pacentro. La cucina è splendida, non si possono fare graduatorie. È sempre bello cenare e pranzare insieme a voi, siete gente straordinaria. Ci sono delle cose che in Emilia non ci sogniamo neppure, abbiamo delle cose buonissime anche noi, però sono davvero sorpreso da tutte queste scoperte anche a tavola che faccio. Quindi complimenti e c'è qualcosa di buono, che è una specie di comune denominatore, sono i dolci di Scanno. Sono i dolci di Angelo che ci seguono purtroppo, ci seguono spesso, anzi volentieri, ci seguono spesso e quindi ce li pappiamo molto volentieri. Sappiamo che lei è un bravissimo ristoratore ed anche un appassionato di fumetti bonelliani. Qual è il suo rapporto con Zagor? Ah, è il rapporto con Zagor, il rapporto della mia gioventù. Io sono della classe 1952, papà aveva un'edicola di giornali nel mio paese, ho cominciato a leggere Zagor sulle strisce, quindi non avete idea di che cosa possa essere. Zagor per me è un sogno. Lo spirito con la scure, scusatemi, è indimenticabile. Continuo a viverlo tuttora. A 60 anni acquisto Zagor, compratelo anche voi, merita. E l'ultima cosa anche, e invece in generale con i fumetti Bonelli come il fratello maggiore di Zagor, Tex e qualche altro invece? No, sono un divoratore di fumetti, quindi acquisto di tutto. Di Tex ho una collezione completa dalla mano morta, il numero uno originale per arrivare ai nostri giorni. Quindi
compresi i Texoni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la pubblicazione di Bonelli, acquisto di tutto, ultimamente anche gli ultimi che sono usciti in maniera bimestrale o monotematici o di breve vita, acquisto tutto, perché io sono un fumettaro convinto. Dark world, I'm still wandering, looking for the light, and I'm still traveling, searching day and night. I won't let my spirit free to roam. I will let my vision carry me back. Just can't tell. Once I was a big city trader, oh well. One day I left that crazy modern world behind, and I started to wonder with my clear faint of mind. Un'altra cosa, stasera ci sarà questo concerto dedicato a Zagor, il disco che ho realizzato qualche tempo fa, si chiama Zagor King of Darkwood. Questa sera sarà un evento ancora più speciale, perché suonerò con questi musicisti giovani veramente, veramente bravi, fantastici, e tra l'altro uno dei quali è anche il figlio del disegnatore e artista Di Vitto, e quindi è un orgoglio ancora maggiore. Niente, suoneremo le canzoni dedicate a Zagor più qualche classico del rock e del folk, e spero che la gente si divertirà. Io immagino il pubblico del fumetto, gli zagoriani, amano tanto anche la musica buona, quindi senz'altro sarà così. Allora a presto, ciao da Graziano Romani, ciao. Su questo palco il più grande rocker zagoriano vivente, Moreno Burattini. Non c'è nessuno meglio di lui e più giusto di lui che possa farvi intonare questo ritornello qua. Gli spetta di diritto in assoluto. Io sono Chico, 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 guapo Chico, 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 valiente Chico, 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 io de Mexico. Io sono Chico, 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 listo, Chico, 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 Chico. Allora, un applauso a Burattini, non solo per questa cantata qua che... Io sono Chico, 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 Chico,
They say there is a stream where crystal waters flow. Well, that is the stream that leads to Darkwood. Darkwood. They say there is a place where the light from the stars is softer than satin. That is the place, Darkwood. Darkwood.